Salve a tutti, io sono Roberta e benvenuti in questo nuovo video in cui cercherò di spiegare qual è il nesso fra Belin, l'intercalare ligure, e la Madonnina sul Duomo di Milano. So che sembra una cosa pazzesca e impossibile da collegare, in realtà hanno radici comuni. Infatti, entrambe le cose derivano, seppur in maniera differente, da due divinità proto-indoeuropee che arrivarono sul suolo italico grazie ai Celti e venivano venerati soprattutto nell'area ligure piemontese con il nome di Belinos e Belisma. In realtà queste due divinità hanno tantissimi nomi differenti, molto simili fra loro, ma la cosa importante da notare è il fatto che contengono sempre Bel nel nome. Questo perché Bel è una radice linguistica proto-indoeuropea, quindi città come per esempio Belluno, Belgrado, Belfast oppure la Bielorussia, il nome di queste due divinità deriva tutto da uno stesso nome, uno stesso archetipo, ovvero luce portatore di luce. Infatti Belunos era venerato come dio portatore dell'estate. Moriva, così come tante altre divinità, durante il solstizio d'inverno e si risvegliava il 1° di maggio, ovvero quello che le streghe chiamano Beltane, non a caso, infatti. Come potete notare, anche lui ha la stessa radice. La moglie di questa divinità veniva chiamata Belisma e anche lei veniva considerata facente parte dell'archetipo della luce, infatti lei era collegata alle arti del fuoco. Quindi dei rituali per celebrare la coppia erano spesso relativi a dei focolari su cui la gente magari doveva saltare la purificazione del bestiame attraverso il fuoco, cose molto molto simili alla celebrazione tedesca che c'è delle notti di Valpurga. Belenu è inoltre ricollegato, come dicevo prima, alla fertilità della terra e quindi molto molto normalmente fertilità della terra veniva immaginato come a livello figurativo grazie a una divinità maschile che possedesse un grosso fallo. E da qui a Belin il passo è breve. Ma secondo me la storia più interessante riguardo a queste due divinità è legata a Belisma. Infatti lei, secondo alcuni testi ritrovati, venne poi accorpata alla dea Minerva. E infatti si crede che sotto il Duomo di Milano ci fosse un tempio di Minerva, di cui ci sono ancora dei resti, ma sotto a quel tempio lì ci fosse un tempio dedicato a Belisma. E sappiamo inoltre che Minerva successivamente venne trasposta nella mitologia cristiana grazie alla figura della Madonna. Quindi il collegamento fra Duomo di Milano e Madonna, Minerva, Belisma sembra essere molto molto stretto, ma in realtà c'è di più. Se vi sembra infatti un collegamento magari forzato, non è così. Infatti si narra che Belisma avesse come pianta sacra il biancospino e proprio con un ramo di questa pianta lei indicò il centro di Milano, su cui poi sarebbe stato eretto il Duomo e conseguentemente tutta la città. In quel punto venne costruito il Tempio di Belisma, poi il Tempio di Minerva e poi il Duomo di Milano. Quindi il fatto che ci sia una Madonnina sopra il Duomo di Milano e non, per esempio, su quello di Firenze, non è assolutamente una coincidenza, ha tutto un senso. E quindi le origini di Belin, Belfast, Belgrado e la Madonnina del Duomo di Milano è la stessa ed è dovuta a delle divinità pagane che si veneravano 1000-2000 anni fa proprio in suolo italico. E nulla, so che questo video è molto molto breve, ma secondo me è intenso e quindi come video che potesse essere portato sul canale in una settimana in cui io sto studiando per un esame, ci poteva stare, quindi spero che voi possiate apprezzare l'argomento del video, che vi sia interessato perché secondo me è molto curioso. E per il resto noi ci vediamo direttamente a Beltane con un nuovo video a tema. Come al solito vi ringrazio per tutto il supporto e il sopporto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao bimbi belli!